l'ultima Books Review di giugno e oggi vi porto due libri che io adoro. Come vi ho anticipato ieri nella puntata del 5 per un autore dedicata a Silvana Gandolfi, che se non l'avete visto vi lascio qua sopra per poterla recuperare, vi porto due libri che oltre a essermi piaciuti molto credo che rappresentino l'essenza stessa dell'autrice e principalmente quello che io vorrei emulare un giorno dell'autrice stessa: L'isola del tempo perso e Il club degli amici immaginari, appunto entrambi di Silvana Gandolfi. Come vedete, anche questa volta, come vi avevo anticipato nella scorsa, si tratta di una doppia books review, perché mi sono ritrovata a non sapere quale scegliere di recensire questa volta, ma cercherò comunque di essere il più sintetica possibile proprio per evitare di tediarvi con video super lunghi e magari poco interessanti per chi non ama leggere particolarmente, perché il mio intento è proprio l'opposto. Io partirei da L'isola del tempo perso, che è uscito nel 1997 sempre per Salani Istrici, che è appunto la casa editrice di fiducia, diciamo, di questa autrice. Come vi ho detto, questo libro io lo lessi da piccola un sacco di volte e rappresenta un po' la mia infanzia, un po' il mio modo di ricercare la fantasia nei libri per ragazzi. È un libro dalla fortissima morale, ma soprattutto dalla minuzia delle descrizioni, cosa che normalmente mi appesantisce, ma questa volta invece ha ottenuto l'effetto opposto. La storia inizia con Giulia, che è una ragazzina di 10 anni, in gita scolastica. Giulia ha una migliore amica che si chiama Arianna ed è l'opposto di lei. Mentre Giulia è un'intellettuale molto timida, molto pavida, Arianna invece è una ragazzina coraggiosa, bionda, bella, ricca, insomma ha tutto quello che Giulia potrebbe desiderare ma che non ha. Giulia, nonostante questo, non è che abbia una scarsa autostima, ma molto spesso la ritroviamo a ricercare nell'amica delle caratteristiche che le fanno un po' invidia. Durante questa gita scolastica a delle grotte nel quale Arianna si infiltra, decidono di prendere un'altra strada e durante questa deviazione trovano un pipistrellino, un cucciolino di pipistrellino, e Arianna, essendo una grande amante degli animali, lo raccoglie e decide di portarlo più in profondità nella grotta sperando di ritrovare la sua famiglia. Giulia cerca di fermarla chiaramente, ma non ci riesce. A un certo punto, arrabbiata, sbotta, torna indietro verso la strada ma si perde. Nel momento in cui si accorge di essersi persa, sente una specie di calorino all'altezza della pancia, si sente sollevare e sbuca fuori in quest'isola, sbuca fuori da un vulcano e poco dopo la raggiunge anche Arianna. Si trovano entrambi in quest'isola e si accorgono che non è un'isola come le altre, chiaramente. Questo vulcano continua a eruttare oggetti di qualunque tipo, palline colorate di cui non si sa quale sia la natura, e loro all'inizio sono molto gasate, ma successivamente, anzi pochissimo tempo dopo, oltre a sbucare uno strano vecchietto sempre dalla bocca del vulcano, dalla parte opposta invece arriva un gruppo di piccoli selvaggi che ricordano un po' i bimbi sperduti di Peter Pan, che continuano a dirgli crepaccio crepaccio, e queste ragazzine, vedendo che questi ragazzini spingono nel crepaccio il povero vecchietto che era arrivato come loro perso, scappano da questi ragazzini pensando che vogliano buttarli nel crepaccio e quindi ucciderli. Cosa succede? Che poi, per una serie di eventi, invece scoprono non solo che il tempo sull'isola è molto lungo e le disorienta, ma di trovarsi in quest'isola del tempo perso, isola che raccoglie tutto ciò che sulla Terra viene perduto, non solo cose materiali, ma anche emozioni, sensazioni, caratteristiche della mente umana, come per esempio la memoria. Questo è solo per farvi un esempio, ma è un mondo che veramente racchiude in sé tutto, ma proprio tutto ciò che viene perso dalla mente umana. Giulia e Arianna sono entrambe molto gasate da questa idea di passare del tempo sull'isola del tempo perso, ma ben presto ne riconoscono anche i rischi. Soprattutto si palesa un grossissimo problema che le vedrà protagoniste della risoluzione. Ben presto la loro responsabilità nei confronti dei problemi dell'umanità prende il sopravvento e le porta a fare una scelta che cambierà le loro vite e probabilmente anche quelle degli altri. Questo libro lo capisci solo nel momento in cui lo leggi. La cosa carina della struttura di questo romanzo è il fatto che in prima persona è l'autrice a parlare attraverso delle lettere alla sua amica Giulia. Insomma, ci fa intendere che questa storia sia accaduta veramente. E l'autrice stessa è all'interno del romanzo. Vuol dire che la scrittrice si è addentrata talmente tanto in questo universo da volerne fare parte, e questa è una cosa che mi è piaciuta tanto. Io ho seguito il personaggio nel quale l'autrice si è identificata sempre con crescente emozione, perché
capivo sempre di più le motivazioni di questo personaggio e riuscivo ad entrare nella mente dell'autrice. Silvana sicuramente si è posta una grande domanda per quanto riguarda le cose che l'uomo perde. Parte da una concezione universale del perdere le cose, di perdere qualcosa, e arriva a creare un mondo di fantasia veramente studiato nei minimi dettagli, e questa è veramente una caratteristica che ho adorato tanto e che mi ha fatto riflettere molto anche. Questa è una cosa importante per un libro, soprattutto per un libro indirizzato a bambini e ragazzi. Quante cose nella vita noi perdiamo o rischiamo di perdere quotidianamente, che siano concrete o meno queste cose? Perdiamo oggetti, perdiamo persone, perdiamo la memoria. Perdiamo l'amore, perdiamo la fiducia, perdiamo il tempo, insomma, pensateci un attimo, tutto ciò che può essere abbinato alla parola o al verbo perdere, in questo libro lo ritrovi e lo ritrovi con una logica illogica che ti fa veramente innamorare di questo mondo e ti dà risposte al quale probabilmente nessuno ha mai pensato. Diversi passaggi di questo libro ti fa capire che non tutte le cose che perdiamo le perdiamo involontariamente, ma molte cose, anche a livello inconscio, magari decidiamo di perderle. E ti dice anche, vabbè, questo sempre per addentrarci in questo mondo di fantasia, ti dice anche come è possibile perdersi e come è possibile perdere volontariamente qualcosa. Quali sono le cose che noi decidiamo volontariamente di perdere e perché? È una grandissima domanda sul quale potremmo parlare e discutere un sacco di tempo, ma forse questa non è la sede giusta. Magari in un futuro deciderò di ragionarci in un'altra maniera. Ponetevi questa domanda. Per la mia esperienza personale, io so di aver scelto perdere delle persone, ma non fisicamente, a livello mentale. So di aver scelto di perdere delle emozioni negative, ho scelto in alcune situazioni di perdere tempo, magari in momenti in cui ne avevo bisogno. A questo punto ci poniamo la domanda inversa ed è l'ultima riflessione sul quale ti fa ragionare questo libro, che si ricollega poi al finale e alla morale. Cosa è importante conservare? Penso che la morale di questo libro ti riconduca al pensiero che è importante conservare il ricordo delle proprie esperienze, perché solo quello ti può insegnare qualcosa e farti migliorare come persona. Bisogna conservare le idee. Credo che sia veramente un grande, grandissimo romanzetto. Lo amo. Parliamo invece ora del presunto sequel. Presunto mica tanto, nel senso che è ufficialmente il sequel dell'Isola del Tempo Perso, che è il Club degli Amici Immaginari, ultimo romanzo di Silvana Gandolfi uscito nel 2012, ha la stessa struttura, a livello di struttura schematica di base, quindi il fatto di creare un mondo minuzioso su una domanda o su un concetto, siamo lì. Vede protagonista anche qua un bambino di 11 anni che si chiama Oscar e che vive alla mercé di un padre e di una madre con altissime aspettative nei suoi confronti, in quanto Oscar è il classico bambino secchione, che studia per il piacere di studiare, che studia anche forse per dimostrare qualcosa sia a se stesso che agli adulti che lo circondano. Oscar non sa di aver bisogno di un amico immaginario, ma un giorno per caso incontra Mia, una sirena che si trova sulla spiaggia nel quale Oscar in quel momento è in vacanza. Oscar in questa vacanza, come tutti gli anni precedenti, non riesce a farsi degli amici, invece Mia trova subito un'amica con il quale essere pienamente complice. Mia gli parla dell'Isola del Tempo Perso. Vediamo all'interno del romanzo il romanzo stesso. E Oscar decide di perdersi ed andare nell'Isola del Tempo Perso. Il motivo per cui finisce nell'Isola del Tempo Perso è perché Mia prova un sentimento forte per Daniele, che è un personaggio che appunto abbiamo ritrovato nel primo libro, e vuole a tutti i costi che Oscar lo convinca a venire via dall'Isola del Tempo Perso, cosa che lui già nel primo libro abbiamo capito che non voleva fare per i suoi personali motivi. Alla fine, in un modo o nell'altro, Oscar riesce a trascinarsi dietro anche Daniele e ritornare nel mondo reale, cosa che comunque voleva fare fin dall'inizio, ma non prima di aver esplorato un po' questo mondo dell'Isola del Tempo Perso. E soprattutto averne verificato la veridicità. Da qui iniziano una serie di avventure nel quale si scopre che dei personaggi molto negativi stanno cercando di prendere possesso e potere nella politica del paese dove si trova Oscar, e questa cosa sta un po' mandando nel panico tutta la popolazione, ma solo Oscar e Mia sanno
qual è la natura effettiva di questi personaggi negativi. Da lì parte appunto, come dicevo, un'avventura che vede Oscar come protagonista, ma soprattutto vede come protagonisti questo club degli amici immaginari di cui Oscar è il creatore e tramite con il mondo reale. La parte più bella, secondo me, è quella che mi ha portato a divorare questo romanzetto, perché questo romanzetto parte un pochino in sordina. Invece, in un secondo momento, arriviamo a questa parte del libro, che è la mia metà preferita, quindi l'ultima metà, nel quale raduniamo in questa storia tutti gli Aiok, ovvero gli amici immaginari orfani di creatore. Quindi gli amici immaginari che, per un motivo o per l'altro, sono stati abbandonati dai propri creatori e adesso vagano per il mondo, quindi fondamentalmente che non esistono. Mi è piaciuta moltissimo questa cosa perché solo qui mi sono resa conto di quale universo Silvana Gandolfi volesse andare ad analizzare, ed è l'universo degli amici immaginari. Amici immaginari per il quale ognuno ha una motivazione per essere stato creato, per avere un determinato aspetto e via dicendo. E insomma, ogni amico immaginario ha il suo scopo di esistere. A quel punto ancora di più mi sono chiesta come mai Mia sia una sirena, si sia trovata così compatibile nei confronti di Oscar, cosa hanno in comune, per quale motivo Oscar si è immaginato un'amica immaginaria di questo tipo. Forse perché voleva fuggire in maniera concreta, ecco, dal mondo reale, che funge per lui un po' da gabbia, proprio perché ha questa mentalità molto da secchione. La morale fondamentale di questo libro è che ognuno di noi, a qualunque età, può crearsi all'occorrenza un amico immaginario, e questo va a significare, in una seconda riflessione, non solo che possiamo avere bisogno tutti di un amico immaginario, ma che tutti abbiamo bisogno di quell'amico con cui confidarci e sentirci noi stessi, e che questo amico non necessariamente lo ritroviamo in una persona esterna a noi, ma il nostro migliore amico possiamo essere noi stessi. Nessuno ci può conoscere meglio di noi stessi, ma ci sentiamo molto più a nostro agio a confidarci con un'altra persona che con noi stessi. Questo momento della mia vita è una riflessione che a me serve molto. Mi rendo conto che è una riflessione molto intensa e su quale si potrebbe ragionare, come per l'altro romanzo, molto 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 a lungo. In conclusione, trovo che questi due romanzi siano due romanzi che vale veramente, ma veramente la pena di leggere. Se vi va, se non avete voglia di letture pesanti, ma che comunque abbiano una morale molto forte, vi consiglio tantissimo Silvana Gandolfi, perché è un'autrice veramente geniale e che vi trasporterà verso riflessioni e pensieri che nemmeno immaginereste di poter affrontare. Sono, penso, i romanzi migliori di questa autrice e credo, sono sicura, che un domani all'occorrenza li rileggerò per riaddentrarmi in questi mondi di fantasia pazzeschi. Mi chiedo se anche voi abbiate dei romanzi di questa portata che abbiano queste caratteristiche da consigliarmi. Mi piacerebbe molto che lo faceste, ma soprattutto fatemi sapere se avete letto questi due romanzi, se li avete apprezzati, quanto li ho apprezzati e se ne avete ricavato delle riflessioni particolari, diverse da quelle che ho avuto io. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ci tengo veramente tanto a condividere con voi le mie letture e discuterne con voi soprattutto. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze, sul quale aspetto tutte le vostre confidenze e proposte. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like, e se conoscete qualcuno che ha letto questi romanzi o che sicuramente potrebbe apprezzarli, condividete questo video. Se vi piace questo canale, questo format, i miei video e tutto ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, giovedì 25 giugno, con Cartoon Joe. Invece, con la prossima Books Review, ci vediamo il 13 luglio. Un bacione e alla prossima! Ciao!